C'è una parte di Craxi ed Hammamet che dice una cosa abbastanza importante. Lo sentiamo e poi me la spieghi. Non che non creda che ci sia anche uno zampino americano nella vicenda italiana. Il riferimento contro di me è dovuto ad altre cose, è dovuto al fatto che io non mi sono piegato. Probabilmente se avessi fatto come tanti altri che hanno scodinzolato, si sono nascosti, si sono tappati la bocca, oppure hanno detto il contrario di quello che pensavano, o il contrario della verità, io non ho fatto tutto questo e non ho nessuna intenzione di farlo. Quindi probabilmente io ero considerato un personaggio un po' scomodo, un personaggio che era meglio eliminare. È capitato tante volte nella storia. È capitato tante volte. Nella storia della società politica è una storia che c'è anche il suo aspetto di crudeltà. Nella storia c'è un aspetto di crudeltà, dice Craxi, diciamo che lui l'ha sperimentato fino in fondo, quell'aspetto di crudeltà. Lui in qualche modo dice non me l'hanno fatta pagare, però certo sono diventato scomodo. Cioè, dopo tanti anni, secondo te, in quello che poi è successo nel 92, Mani Pulite e quant'altro, questa storia di Sigonella ha pesato? Allora, intanto io vorrei dire una cosa. Craxi ha fatto quello che doveva fare, non aveva alternativa a questo. L'assassinio era stato commesso in acque sul territorio italiano, quindi gli assassini dovevano essere processati dai magistrati italiani. Cosa che successe? Craxi, la legge del mare dice che se Craxi la nave non italiana... ha mai inteso lasciare impuniti gli assassini di Klinghoffer. Sono stati processati in Italia e hanno scontato la pena nel nostro paese. Tra l'altro 30 anni, quindi il massimo della pena. Quanto ai mediatori, non poteva far altro che lasciarli andare. Innanzitutto stavano su un aereo di Stato egiziano, protetti da un comando egiziano, e Mubarak, d'accordo con Arafat, rivoleva indietro il suo aereo, il suo comando e Abu Abbas il mediatore. Quindi Craxi non poteva scatenare l'inferno per trattenere Abu Abbas, di cui la magistratura italiana diceva non abbiamo elementi in quel momento per trattenerlo. Quindi lui ha fatto quello che doveva fare un capo di Stato di una nazione sovrana. Gliel'hanno fatta pagare. Lui stesso non credeva che quello che gli è successo fosse una vendetta diretta per quell'episodio, tant'è che nel libro pubblicato da Mondadori i documenti americani danno ragione ex post a Craxi, cioè gli americani ammettono di aver sbagliato in quel momento e di dover concordare con gli alleati e non agire unilateralmente. In quegli anni contro Craxi agirono forze sicuramente non estranee agli ambienti americani, ma da ambienti diversi, ambienti finanziari, internazionali, che non gradivano il primato della politica. E Craxi si era dimostrato un uomo che avrebbe difeso, come poi ha fatto, il primato della politica fino in fondo.